Bentrovati al sesto appuntamento di Gazzetta in Campo. Oggi Andrea siamo in casa praticamente perché siamo vicinissimi alla Gazzetta di Mantova, proprio alle spalle. Dove siamo? Siamo alla palestra Boni di Mantova e oggi, mio malgrado, proviamo la box. Ebbene sì, oggi realizzeremo il sogno di molti spettatori, vale a dire prenderemo a pugni un collega, potrebbe essere anche una cosa divertente. E Andrea, noi abbiamo avuto spesso, metto gli occhiali, tolgo gli occhiali, metto gli occhiali, oggi togliamo gli occhiali tutti e due, li mettiamo momentaneamente da parte. Anzi, io potrei tenerli perché sai che non si picchiano quelli con gli occhiali, quindi magari li tengo su per sicurezza. E fai pure bene. Allora andiamo a vedere la casa della box Mantova, siamo pronti a cominciare a provare anche questa, oggi siamo veramente a rischio. Oggi è pericolosa. Eccoci Andrea nel cuore della casa della box Mantova con l'anima della box Mantova, il maestro Falavigna. Ben trovato maestro. Buonasera, grazie a tutti. Da quanto tempo esiste la box Mantova e quanti siete a animare questa palestra bellissima? E qua alla Boni siamo dall'86. Quest'anno è un anno un po' particolare, però comunque un giro di ragazzi ci sono sempre stati. Fai fatica adesso a avere il ricambio rispetto, diciamo così, alle 10-12 tesserati che avevamo uno squadrone attorno al 2010-2012. E fai fatica a avere proprio le persone che si appassionano come agonisti. E adesso sentiamo cosa dirà di noi il maestro. Oggi ci faremo spiegare dal maestro i principi fondamentali della box. Partiamo ovviamente dai colpi. E poi gli chiederemo un po' di cose, un po' di curiosità che almeno io ho personalmente guardandole in modo distratto in televisione ogni tanto. E in più ci faremo spiegare un allenamento e noi proveremo a fare sia l'allenamento sia a salire sul ring e vedere chi resta in piedi tra me e Andrea. Maestro, i colpi principali della box quali sono? Partiamo dalla guardia intanto, in modo tale che è quella che è importante, perché la guardia è quella posizione che ci permette di attaccare, di difenderci senza prendere colpi ipoteticamente. Per cui la posizione di equilibrio che ti permette di essere protetto. I colpi sono tre che possono essere indefiniti in base alla dimensione e alla distanza dell'avversario, per cui sono diretto, gancio e montante. Questi sono i tre colpi, diciamo così, del pugilato. Le differenze tra i tre colpi? Il diretto è un colpo a lunga distanza, invece il gancio e montante sono colpi a media e a corta distanza. Cosa fondamentale, Andrea, che ha detto il maestro, la guardia. E sulla guardia si dice sempre alzare la guardia ma non troppo. La guardia deve essere una posizione, soprattutto le mani non devono coprire gli occhi, ti devono proteggere le mascelle, e il plesso solare, il cuore e il fegato. Questi sono, diciamo così, i cinque punti vitali che il pugile deve proteggere, perché il pugile, diciamo così, è la parte frontale del corpo che è la parte regolare. La parte dietro non è regolare. È più importante il non prenderle o darle? L'importante è tirare un colpo in più dell'avversario. Dopo che tu lo prendi e le dai, il discorso è anche come la struttura dell'atleta, perché se c'è un longilineo e un brevilineo sono due caratteristiche diverse. Qui se c'è un longilineo lui usa tutta la leva del suo braccio, per cui a lunga distanza è quello più ideale. Un brevilineo, per forza di cose, per avvicinarsi deve essere aggressivo. E poi un'altra cosa fondamentale forse da spiegare è che non è uno sport violento, ma che la violenza forse è la cosa meno importante, o l'irruenza è meno importante che non magari anche la precisione del colpo che viene tirato. Guarda, per vincere servono tante caratteristiche, tanti fattori, la preparazione, la tecnica, la tattica, per cui diciamo così, quello che è di violenza nel pugilato non se n'è mai parlato. È uno sport in cui, vabbè, c'è il discorso dei colpi, ma fa parte dell'etica dello sport, però è uno sport, diciamo così, corretto, uno sport che soprattutto deve rispettare le regole, soprattutto adesso. Io sono curioso di una cosa, meglio un pugile molto potente o un pugile agile? Allora, nel pugilato non si parla di potenza, ma si parla di forza. Che la forza, adesso qui si parla dentro di un meccanismo che è uguale alla massa per accelerazione, per cui uno ha la propria, diciamo così, struttura e ha la propria massa, per cui più tu sei veloce più fai male. A livello globale come lo definisce il momento attuale della box? Il momento globale per me è un po'
Non dico che sia in decadenza, si cerca sempre di dare un qualche cosa di nuovo. Quello che a me dispiace è che la boxe sta vivendo un momento nel correre dietro a tanti gli altri sport da combattimento, e questo per me è negativo, perché sono nati tanti sport, diciamo così, alternativi, non dico che non siano, cioè si parla del sacro e il profano, cioè la boxe che è il sacro, il profano sono tutti gli altri che ci girano attorno, ma non perché sono inferiori, perché comunque ti nascondono quella forma di lealtà che invece il pugilato ha. Quando un amatore si avvicina alla boxe, che benefici può trarre nel fare una disciplina così dura, così tosta? No, dall'amatore viene, ce ne sono nell'arco dell'anno, ce ne sono tantissimi che vengono, poi c'è una selezione naturale, si può dire, del tipo di allenamento. Perché uno ha l'obiettivo, anche come amatore può avere il proprio obiettivo, non so, per calare, per imparare i colpi, per mille motivi, allora ci rimane. Se invece non c'è un obiettivo personale, in poco tempo se ne va. Perché comunque tu ti diverti quando incominci a imparare a tirare i colpi, quando incominci ad avere una certa dimestichezza con l'allenamento. Però è dura. Quanti allenamenti fa ogni settimana e quanto lunghi un atleta della boxe manta? Un allenamento dura circa un'oretta e mezza. E 5 giorni su 5, quando invece sei vicino al combattimento fai 7 su 7. Se un ragazzo vuole iniziare a fare box, cosa deve fare, dove deve venire, chi deve chiamare? Beh, deve venire qua intanto, altrimenti mi deve chiamare, vabbè, comunque sia, qualsiasi box, deve andare in una palestra di pugilato che è affiliata con la federazione pugilistica. E poi dopo deve fare tutti i certificati medici in base al tipo di attività che vuole fare, o agonista o amatore. Quindi chi vuole cominciare a Mantova, c'è la box Mantova alla palestra Boni. Alla palestra Boni, sì. Siamo qua tutte le sere, dalle 5 alle 8, dal lunedì al venerdì. Adesso non ci resta altro, maestro, che andare a provare. Lei ci fa vedere qual è l'allenamento e noi scopriamo se siamo portati o no. Va bene. Andrea, andiamo a vedere i ragazzi che si allenano. Eccoli, ciao ragazzi. E, no, scusa, questo deve essere uno scherzo. Allora ci sono tutti. Ci sono anche giornalisti che tirano di box, Andrea. Sì, questo fa aumentare sempre di più la mia preoccupazione, perché quantomeno ha tutto il materiale che serve per fare questo sport, quindi sono sempre più preoccupato di prenderle oggi. Spieghiamo, Enrico Comaschi è qui con noi, giornalista spettacolo. Ciao, buongiorno. Della Gazzetta. Enrico, tu pratichi? Pratico da poco, per stare un po' in forma, insomma, è così, in maniera leggera, ma mi diverto moltissimo, quindi è uno sport che consiglio a tutti. E sei venuto a vedere cosa combiniamo io e Andrea? No, sono venuto a vedere cosa io combino con voi. E questo lo vedremo più tardi, vediamo se poi andremo davvero sul ring. Andiamo a provare. Tieni il destro avanti e mani all'altezza degli occhiali, okay. In modo qua, in posto, in questo modo, presumibilmente la guardi. Da questa posizione partono tutti i colpi, okay. Per girare il braccio a stantuffo in modo tale che la spalla ti tocchi il mento, in questo modo, perché mi giro, in questo modo. No, alto, il destro. Ah, ok. Destro, torni, il sinistro, torni. No, però devo stare sugli avampiedi, non in a uno un po' più professionista. Ah, non ci sembrava. Cioè, io con il destro ci sembrava che c'era una non ce la posso fare. E questo serve per la connessione. No. La velocità. Anche piano, se ti forte non ce la fai. Ok. Non sei sulla fiera. No. Come ballare quasi. Allora sono a cavallo, sai come guardare, sono spacciato. Dai. Però è giusto darmi così. No, ma tu perché devi tirare con la morte. Una serie di
Tu sei più calmo, sei più riflessivo. Allora, noi ci proviamo. No? All'angolo la mia destra! No, non serve la presentazione. No, niente presentazione, proviamo a salire, ma non vi garantiamo niente. Forza Andrea. Maestro, siamo in un ipotetico incontro. È un'occasione unica di menare un proprio collega di lavoro, unica che rara. Ci prepariamo. Intanto devi stare al tuo angolo. Vado al mio angolo. Abbiamo anche il gong, Andrea, è fatta. Vai. Vabbè, sì, vabbè, moriva. Adesso devi scappare. Oh. Colpisci, piani, io, bravo. Ah, oh, io così. Ah, oh, andrà dentro che... Muoviti anche, un pochino, saltella. Oh, sto facendo per i tifosi, diciamo. Sì, perché c'è anche il pubblico, eh. Oh, troppo basso. Qui la vedo malissimo, te lo dico. Che zio! Questo picchia! Faccio un cappottato! Andrea, siamo arrivati alla conclusione anche di questo episodio. Siamo stati sul ring, la faticaccia va bene. Molto bello, non è il mio sport, devo essere sincero, nonostante lo ami televisivamente, dal vivo vince un po' la paura anche, no? di trovarsi di fronte a un pugno reale. Nonostante questo, devo dire che serve un fiato incredibile, un'attenzione, una concentrazione veramente straordinari per riuscire quantomeno a regolarsi nel colpo e nell'azione che si vuole fare. Veramente difficile, ma veramente bello. Abbiamo avuto la fortuna di avere un grande maestro che ringraziamo, il maestro Falavigna della Box Mantova. Grazie maestro, è stato un piacere davvero essere qui e sentire i suoi insegnamenti, grazie mille. E poi abbiamo avuto un ospite speciale, Andrea Enrico, che sul ring effettivamente si muove particolarmente. Il nostro sparring partner. Il nostro sparring partner ha fatto veramente una bellissima figura. Un grazie a tutti gli ascoltatori, l'appuntamento e alla prossima puntata.